Ah, eccoci qua, avete ragione, sono sparito da un po' di tempo, ma c'era un'attività da aprire. E se volete sapere quanto ho speso per aprire tutta questa roba, guarda questo il video, perché oggi parliamo di altro. Anche se questa non è la location adatta, aspettate. Eccomi qua, oggi parleremo del logo. In tanti mi avete scritto, non siete sicuri di aver capito cosa significhi. Qualcuno ha detto che sembra un pochino quello di Spotify, che cosa c'entra con la palestra. Oggi chiariamo tutto, visto che per me l'identità visiva di tutti i brand che ho creato anche in passato è sempre stata importantissima. Infatti, finché avevo solo un'idea senza un logo e un nome, era solo un'idea. Ma quando potevo già fare, non lo so, la carta intestata e mettere già il simbolino che lo rappresentava, allora lì era un qualcosa per me di tangibile. Ma ora che ci penso, forse la zona fitness non è neanche così adatta a parlarne, forse è meglio se ci spostiamo di là nell'area coworking. Andiamo. Oh, Luca, scusa, dovremmo fare una ripresa in cui io appaio seduto qui, non è che possiamo... Ah, sei sicuro? Perché dovremmo finire il logo? Sì, dai, forse è meglio. Siamo qui oggi con Luca, mio amico da non diciamo quanti anni, sennò si scopre che siamo anziani. No, tu sei, io anziamo non lo sono ancora, okay. Però sono tanti anni, diciamo. Sì. E lui nella vita, come vedete, fa il cestista come cosa principale, ma fa anche... E io sono un designer, un grafico e mi occupo principalmente di questo, insomma. Ok, e quindi chi meglio di lui poteva aiutarmi a creare quello che intravedete dietro, che è il logo ufficiale? E oggi spieghiamo un po' come ci siamo arrivati, visto che la mia idea iniziale e tutto il briefing che gli è stato dato a Luca è stato solo: vorrei unire i due mondi del concept di questo posto, quindi il mondo dei freelance, di chi lavora principalmente al computer e starà nel coworking, a tutto quello della gente grossa e spessa che invece si allenerà. E tu, da questo nutrito sommario... Ma ti dico, in realtà è già molto di più rispetto ai brief che mi danno di solito, quindi ecco. Nel senso che, no, in realtà io ho dovuto solamente unire i pezzi. Il logo riprende esattamente questi due concetti, nel senso che c'è sia la parte di un po' più smart, un po' più tech, legata al mondo del, appunto, quasi della wifi, no? Quel simbolo del wifi, e appunto sia un logo che ha a che fare con la parte di palestra, per cui appunto bilanciere, insomma. Okay. È stato molto semplice in realtà. Il simbolo del wifi si capisce abbastanza, il resto sono i dischi che quando si carica sul bilanciere parecchi chili, come ad esempio quelli che solleviamo noi, certo. Si va a caricare appunto diversi dischi che vanno a scendere. Dai, quindi magari vediamo qualcosina al computer, così spieghiamo un po' la genesi del logo. Va bene, va bene. Di là nel co-work. Allora, purtroppo non solo Luca, ma tutti quanti mi hanno bocciato il mio bellissimo logo che partiva da un tasto, e quindi vabbè, da lì in poi ho detto, va bene Luca, pensaci tu. Allora, ci sono voluti diversi incontri per arrivare a quello finale, nel senso che abbiamo ragionato più o meno sempre dal concetto di ovviamente tech e palestra, e siamo partiti da soluzioni più simili a questa. Ah sì, qui si vedeva di più la linea del bilanciere alla fine. Esatto, sì, ma secondo me sarebbe rimasto dubbio comunque, nel senso. Poi siamo passati a una soluzione, esatto, dove ci sarebbe stato il doppio bilanciere. E siamo già qua. Sì, esatto, ci stavamo già avvicinando a quello finale, diciamo. E che poi di fatto è questo qui, nel senso che in realtà abbiamo poi cambiato, fatto diverse prove colore, abbiamo fatto diverse prove sul... Però qui lo vedo che è ancora con le linee nette, giusto? Sì. Poi invece abbiamo stondato. Sì, abbiamo cercato di rendere tutto un po' più morbido, però sì, diciamo che questo già si avvicina un pochettino all'idea finale. E poi questo è lui, mi sembra. È lui. In realtà queste sono ancora le diverse prove colore che abbiamo fatto per poi arrivare alla soluzione di oggi. E oltre a queste ovviamente ci sono stati diversi test sul font e... Perché anche lui doveva matchare, esatto, quello che era, esatto. Un po'... Siamo passati da caratteri anche più, diciamo, conosciuti a cose un po' più specifiche. Ed eccolo, con un bel balù. Il balù, esatto. Allora, se ancora non riuscite a vederlo, adesso ve lo faccio vedere qua. Ma facciamo così, se dopo averlo visto dite, adesso sì... Poi vi dovete iscrivere al canale. Allora, guardate.